Ma viva l'ovvio ragazzi! Io tante volte vengo considerato un maestro dell'ovvio, ma che cos'è quest'ovvio? L'ovvio è qualcosa che noi abbiamo appena sotto i piedi, abbiamo appena accanto, ma che per qualche ragione non riusciamo a vedere. Sti cavoli, qual è la ragione? L'importante è che non lo riusciamo a vedere. Quando diciamo un'ovvietà, andiamo a schiudere delle porte che magari le persone che fanno ragionamenti intricati nemmeno riescono a vedere. Come la classica frase che io prendo sempre come esempio, quando sono malato vado dal medico. Questa frase, per chi fa ragionamenti intricati, non ha alcun senso. Per i maestri dell'ovvio come me, nel medesimo, ha un senso stupendo, perché quando sono malato vado dal medico non ha nessun senso. Tu sei malato già da prima di sentir dolore. Oggi non diciamo sono malato quando sentiamo dolore, ma quel dolore che senti è semplicemente l'apice di un percorso di malattia che ormai non è più sostenibile. Vado dal medico, ovvero non da una persona che ti cura, ma che mette una toppa in quel momento. Ma noi lo sappiamo, soprattutto chi vive nelle grandi città, quale utilità ha rattoppare le strade che hanno le buche con asfalto buttato qua e là? Nessuna, sul momento vanno bene, appena tira un po' d'acqua, di vento, le intemperie, le buche si riformeranno e così il corpo umano. I maestri dell'ovvio ti suggeriranno, ad esempio, di prevenire la malattia e non di curarla. Comunque, citate sempre l'ovvietà. Citare l'ovvietà è una manna dal cielo, grazie a Dio che ci ha fatto l'ovvietà, perché la vita è semplice. È tutto ciò che è ovvio, è tutto ciò che è giusto. Ciao ragazzi!